E buonasera veri cadenti e benvenuti a questa nuova puntata di The Flywheels Show. Questa sera è una puntata un pochettino più rilassante. Ieri abbiamo fatto il mega puntatone di Comic Talk, anzi vi ringrazio per davvero perché con Andrea e con Daniele ci siamo divertiti tantissimo. È stato un piacere vedere tutte le domande, il pubblico, il video sta facendo un fantastiliardo di contatti ed è stata veramente una bella occasione per passare del tempo assieme. Normalmente è un episodio che facciamo in diretta streaming da tre posti diversi. Questa serie, l'altra sera l'abbiamo fatto tutte e tre nello stesso posto e obiettivamente ha un sapore completamente differente. In più era anche un'occasione per cominciare a parlare di industria nerd. Sapete che ne sto parlando un pochettino di più nell'ultimo periodo. Piano piano vi voglio raccontare qualcosina in più, ci stiamo lavorando tantissimo, il lancio vero e proprio sarà a settembre, adesso stiamo solamente scaldando i motori, però di fatto sarà un portale con tutta una serie di progetti paralleli, un portale, un blog, recensioni, video su YouTube, Telegram, foto su Instagram, ci sarà tutto, sarà una crew bella nutrita, anzi a proposito, se avete voglia di partecipare. Potrebbe essere interessante sentirci in questo periodo, quindi scriveteci e ci sarà tantissimo da fare proprio perché potrebbe essere la volta che il progetto di The Flywheels Show, che pure continuerà ovviamente perché The Flywheels Show è la mia voce e rimarrà sempre la mia voce, coinvolgerà, diventerà parte di qualcosa di molto molto più grande, sarà veramente molto molto spassoso. Bene, questa sera volevo parlarvi di una graphic novel che è uscita pochissimi giorni fa e che io devo dire appena ho visto, ho recuperato e appena l'ho recuperata ho voluto leggerla. Vi faccio una premessa. Io sono un patito, ma un appassionato purtroppo senza il coraggio e i mezzi giusti per praticare il surf, nel senso che essendo nato a Roma le onde di Fregene non è che fossero chissà che cosa. E ovviamente vivendo a Milano anche meno. Vado in Sardegna, ma in posti dove non si riesce a praticare il surf. Quando ho visto le onde di Supertubus in Portogallo, ho avuto una rivelazione. È stato qualcosa di bellissimo e meraviglioso. Tra le altre cose, rimanendo in tema surf, voglio consigliarvi assolutamente Giorni selvaggi di William Finnegan, che è un giornalista che racconta la sua vita. Tra l'altro, ha vinto anche il Pulitzer qualche anno fa con questo libro. Ed è una storia di un ragazzo che comincia a girare il mondo alla ricerca di onde perfette e già che c'è comincia a scoprire i problemi del mondo e diventa un giornalista. Quindi, insomma, è qualcosa di molto, molto particolare. Però questa sera volevo parlarvi di un romanzo della Bao di A.G. Dango, credo che sia. Che si chiama A Ondate, eccolo qui, volume 8 abbastanza corposo, nonché opera prima. A.G. Dango è un Ciao Biagio, sì, stasera molto Beach Boys, che tra l'altro sono uno dei miei gruppi preferiti, guarda il caso. E, anzi, vi consiglio ovviamente Pet Sounds se ancora non l'avete ascoltato, perché comunque è un album stratosferico. A.G. Dango è un pubblicista, un grafico californiano. Che vive in California, pratica il surf ovviamente. Ciao Clara, ben arrivata. E che si dedica per la prima volta alla narrazione in forma grafica, quindi a un fumetto, esaudendo il desiderio di una sua ragazza che purtroppo non c'è più. Quindi è una storia molto triste da questo punto di vista, però mescola bene due piani narrativi, ossia l'origine della storia del surf attraverso la vita di due, diciamo così, pionieri dello stile del surf in ambito hawaiano, assieme a un racconto che copre fondamentalmente 8 anni di vita di AJ e della sua ragazza, dal momento in cui l'ha conosciuta al momento in cui la ragazza tristemente si spegne. Le due storie sembrano scollegate tra di loro e effettivamente si vede da un certo punto di vista in AJ ogni tanto una mancanza di conoscenza dello storytelling, nel senso che alcune sezioni sarebbero potute essere un pochettino più snelle. Il libro non è piccolo tra le altre cose, credo che conti più di 400 pagine, adesso voglio vedere se riesco a beccarle tutte. Beh no, sono 360 fondamentalmente. Ed ha uno stile molto
legato a quello delle graphic novel di stampo di matrice americana, quindi insomma uno stile tutto sommato molto lineare, pulito, chiari e scuri molto ben netti. Forme non particolarmente anatomicamente perfette, ma che rendono perfettamente l'idea, ed è questa storia che è eterea fondamentalmente, una storia che purtroppo è annunciata a finire male sin dall'inizio del libro, quindi non è una sorpresa e non vi ho voluto fare degli spoiler raccontandovi questo aspetto. La cosa che invece è molto curioso ed è una cosa che mi sono chiesto molto anch'io leggendo il romanzo grafico dall'inizio alla fine. Fra l'altro l'ho fatto in un pomeriggio proprio perché, per quanto poi sia doloroso leggere un romanzo del genere, non riuscivo a smettere. Quindi avevo veramente, ciao Emanuele, avevo veramente voglia di vedere fino a dove andasse a parare. Ed è molto curioso il punto in cui le due storie, quindi la parte più autobiografica e la storia relativa al mondo del self, si vanno a incrociare, vanno a essere tangenti in un unico punto. E in quel punto lì c'è tutta la spiegazione anche del titolo a ondate, che non è una cosa assolutamente stupida, anzi è una cosa assolutamente centrata all'interno del concetto stesso del surf, e potete immaginare perché, ma anche nel concetto di AJ e della sua storia con questa ragazza. Fra l'altro la storia è una storia come tante altre ambientata nella periferia americana, ma che ha appunto questo tocco in più derivato proprio dal fatto che è una storia raccontata con i minuti contati, perché proprio nel momento in cui AJ si mette assieme a questa ragazza comincia ad accusare i primi sintomi della sua malattia ed è una purtroppo una spirale discendente, quindi ci sarà sempre meno tempo per fare le cose e una lista sempre più grande di cose da fare che però purtroppo non si sa se si riuscirà a realizzare completamente. Una di queste cose, la più importante, è far sì che AJ, che ha sempre avuto un timore reverenziale dell'acqua fino al punto di essere talassofobico, termine che ho imparato nello suo specifico pochi giorni fa, che non vuol dire aver paura del mare, ma avere paura delle oscurità legate al mondo del mare. Quindi è una cosa ben precisa. E invece, proprio grazie all'amore e alla passione di questa ragazza per il surf, scopre anche lui questa passione e soprattutto la filosofia di vita che si nasconde dietro. Ecco, questa è una cosa molto importante. L'aspetto spirituale dello stare sdraiati su una tavola ad arrivare a vedere le onde e poi coglierle e goderne di quel momento, quell'attimo preciso in cui si è chiusi nella camera verde e si tocca con un dito l'acqua che curva. È una considerazione molto particolare perché se ci fate caso, tutte le volte che il surf viene preso in considerazione nei vari media, pensate anche a film come Point Break, viene preso quasi come se fosse una filosofia, quindi effettivamente l'analisi di determinati aspetti, la profondità filosofica del gesto è molto più legata a una pratica di vita piuttosto che a una semplice attività o disciplina sportiva. E di fatto credo che, malgrado poi con gli anni sia anche diventata ovviamente una disciplina sportiva con tanto di gare, di punteggi, eccetera, eccetera, credo che il punto preciso di questo romanzo, ma anche di questo tipo di attività, sia proprio esattamente il rapporto dell'uomo con la natura e la sua capacità di poterla anche per poco controllare. A me è capitato di leggere anche di, non so se avete visto, c'è stato un film con Hayden Panettiere tra gli altri, di quella ragazza che, fra l'altro, è una storia vera, ha avuto il braccio divorato da uno squalo. Lei era una campionessa di surf e, malgrado ciò, ha deciso di continuare a surfare. Proprio perché sentire l'acqua, sentire l'onda era talmente tanto importante che non poteva prescindere da una cosa di questo genere. E la storia di AJ, da questo punto di vista, fra l'altro, mette assieme due o tre tematiche che sono molto particolari, perché c'è appunto questa passione che però non sfiora mai il tecnicismo, questo è un aspetto molto apprezzabile. Viene sfiorato nella parte narrativa virata in seppia, quella dove vengono raccontati il surf di fine XIX secolo, inizio XX secolo, ma viene raccontata la mentalità delle persone che ruotano attorno a questa ragazza, cresciuta in una famiglia fortemente cattolica, o comunque fortemente cristiana, perché quando si parla di americani parlare di cattolicesimo è una cosa molto particolare. E viene spinta in una realtà complessa dovuta dal fatto che è una famiglia che non vuole che lei smetta di tentare, anche se questo comporta del dolore,
e l'amore fraterno, perché lei ha un fratello più grande che la segue in tutto, lei lo imita in tutto, quindi c'è questo rapporto molto particolare, e il fatto che nessuno di tutti i personaggi riesca completamente ad esprimere tutti i sentimenti che vorrebbe fare fino alla fine. Il momento finale è qualcosa di toccante e pazzesco. Tra l'altro io l'ho letto la sera prima di scoprire che Ennio Morricone era passato a miglior vita, e nel leggere che Ennio Morricone in un certo modo ha voluto scrivere il suo necrologio, quindi ha voluto comunque trovare il suo modo di salutare le persone, non so, chiaramente sono aspetti privati, non so come poi sia successa la sua dipartita, qui nel romanzo grafico succede in un modo molto particolare. Però il modo in cui Morricone si prende con il suo necrologio scritto da lui medesimo la possibilità di salutare tutti nel modo in cui vuole, ho rivisto esattamente le stesse modalità con cui la ragazza di questo romanzo grafico saluta tutti, aspetta fino all'ultimo minuto per dire a tutti ciao, e poi succede l'inevitabile. Succede l'inevitabile che non è la fine del romanzo, perché come vi dicevo il romanzo ha un ritmo a ondate, e questa è una cosa pazzesca, perché effettivamente, voluto o meno che sia, vengono raccontati determinati aspetti della loro vita assieme, però non messi in ordine cronologico, quindi spostati su varie linee temporali, e il risultato è proprio quello di avere un'ondata, quindi ci sono momenti veramente adrenalinici molto belli, altri un pochettino più tristi, altri dove si vede che proprio che manca il fiato, e è toccante l'ultimo capitolo, quasi l'ultima storia breve, perché viene raccontata una storia 3-4 anni prima che la ragazza vada a scomparire, in un momento in cui loro due sono in una vacanza in un altro paese, in un'altra città, e in quel momento lei chiede a lui, a DJ, di promettergli una cosa importantissima: quando non ci sarò più voglio che mi fai diventare immortale attraverso la tua arte. Quindi è un po' come se fosse la spiegazione di tutta questa storia. Poi dopo c'è ancora un'altra parte in cui viene spiegato che cosa succede a DJ dopo questo momento, la malinconia, la melanconia. E devo dire che è raccontato con una sensibilità e con un tocco molto molto preciso. Il solo peccato, poi infatti adesso voglio farvi vedere qualche tavola, è avere la percezione che per raccontare una storia così importante AJ forse non è proprio ancora maturo al massimo. Lo storytelling ogni tanto ne subisce un rallentamento. Ma ecco, mi è sembrato anche nel modo in cui è scritto di avere a che fare, non so se vi ricordate Trottole, un'altra delle graphic novel di cui abbiamo parlato negli anni passati, ma anche l'anno scorso credo. Mi sembra di percepire lo stesso tipo di ambientazione, lo stesso tipo di umoralità e di narrazione interiore. A volte manca quel briciolo di realizzazione in più che spinge verso un finale più importante. È al contrario interessante il fatto che lo stile grafico, pur essendo molto stilizzato, è essenziale, funziona bene. Ogni tanto le anatomie non sono completamente perfette, ogni tanto sembra quasi come se dei personaggi da disegno, sapete, tipo gli omini di legno, abbiano delle aggiunte in più per abbellirli. C'è una tavola iniziale, quindi probabilmente una delle prime, in cui obiettivamente non si capisce se la ragazza abbia in testa un foulard o siano i suoi capelli, ma tutto sommato nell'ambito di questa storia, nell'importanza di questa storia, credo che sia obiettivamente qualcosa di molto limitativo, quindi limitativo, quindi non c'entra neanche, non è tantissimo importante neanche per sbaglio. Detto questo, prima di salutarvi voglio farvi vedere qualche tavola, per cui passiamo alla Cactus Cam. Eccoci qui, abbiate pazienza, è un pochettino più complicato rispetto al solito, ma come vi dicevo questi giorni sono in vacanza, quindi mi trovo in una casa che non è la mia, anche se lo è stata, e questo comporta comunque che abbia risorse differenti con cui gestire. Ecco, come vedete lo stile è fatto con queste tinte molto nette, che proprio sono tipiche del grafico piuttosto che del graphic novelist, però da questo punto di vista funzionano molto bene. Questa è l'iniziale, è la parte, una delle parti narrative che viene utilizzata per raccontare le origini del surf, e qui vediamo cosa succede invece subito.
estate 2015, questo è uno dei momenti iniziali e sappiamo già poi dopo che cosa succederà. Tra le altre cose, già dalle prime tavole potete vedere che questa ragazza, mi sembra che si chiami Kirsten, esatto, Kristen, sia chiarissimo da subito quale sia il suo problema. Quindi insomma, purtroppo, anche se poi dopo viene spiegato nel dettaglio, sin dall'inizio è abbastanza facile da intendere che c'è qualcosa che non va, e poi dopo chiaramente si va indietro, viene raccontato uno dei momenti iniziali. Vedete, come vi dicevo, lo stile narrativo è molto, molto essenziale, molto semplice, potrebbe migliorare obiettivamente, però è già un buon inizio. Ecco, vedete, questo è proprio quello che vi dicevo, la scena in cui di Kirsten non si capisce se abbia indosso un foulard molto largo o dei capelli che non sono propriamente ben funzionali. È molto pop art da questo punto di vista, però viene raccontato tutto nel modo più essenziale, più importante. Io credo che sia uno di quei casi in cui la storia sia una giusta commissione di immagini e di narrativa, e da questo punto di vista merita assolutamente, probabilmente sì, lo stile dettagliato e lo storytelling deve migliorare, però considerate che è un'opera prima, quindi insomma questo di sicuro non è una cosa da poco da prendere in considerazione. Bene, ricadenti, eccoci qui. Io naturalmente vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa sera. So che le puntate sulle graphic novel sono sempre un pochettino più particolari, più difficili da affrontare, è un argomento un pochino tangenziale rispetto a quello che fa The Flywheel Show, però io credo che sia giusto ogni tanto sfisare, fare qualcosa di differente, anche perché il nostro mondo è un mondo talmente tanto così ampio e complesso che rinchiuderlo solamente in un comic book di 32 pagine forse sarebbe un po' un limite. Sono ben contento che invece noi proviamo tutti quanti assieme a superarlo questo limite, a cercare di fare altro. Detto questo, naturalmente vi do appuntamento alla puntata di domani, naturalmente più o meno alla stessa ora, un nuovo argomento, siamo sempre qui, e non mi resta altro che augurarvi una buona serata. Accaldato, io sono cotto, fra l'altro oggi, se vedete, sono anche un po' bronzato, bruciacchiato dal sole. Non mi resta altro che augurarvi una buona serata con un forte, fortissimo, calorosissimo dai, è tutta, ci vediamo domani, ciao veri credenti.